piacere essere qui. Piacere mio. Grazie. Grande piacere e onore. Grazie davvero. Dell'invito. Allora, Arianna Berga, grazie a te di essere con noi. Scusate, saluto un attimo Memo, perché abbiamo diciamo un'amicizia veramente da tanto tempo. Che avete fatto? Abbiamo cantato, fatto cose. Fatto cose, bisogna stare molto attenti. Ma no, perché artisticamente Serena, parlando. No, Memo. Perché se ha fatto cose, Serena subito va a scavare. Non vorrei che ma sai, anche se vai a scavare. Comunque, sempre bella e sempre brava. Complimenti. Grazie. Grazie mille, anche tu, vabbè, ma questo tu sei una roccia, cioè un'icona, quindi parliamone, non c'è bisogno più tardi, di dirtelo. Se vuoi. Va bene, vabbè, poi vi telefonate, sì, dite, sì, ecco, sì, dopo vi chiamate, dite tutto. Allora, Arianna, tu sei stata peraltro il volto della Disney. Cosa ti appartiene della Disney? Che cos'è che è tuo di questo mondo creato da Walt Disney che tu hai, diciamo così, cominciato a frequentare da ragazzina? E che è un mondo di dolcezza, fantasia, creatività, un po' come il nostro avatar. Ecco, il nostro Antonio poteva essere, il nostro avatar Antonio poteva essere un personaggio della Disney. Sì, sì. Ma sicuramente quando ero ragazzina l'innocenza, perché la Disney si porta, è la magia, il fatto di amare tutte queste cose che ti fanno sognare, che ti portano un po' via dalla realtà. Quindi ancora oggi vedo la Disney come un momento di fuga da... Quando guardo un film, anche con mio figlio, perché adesso ho un figlio, lo vedo come un momento proprio per distrarmi, per andare via dalla quotidianità che non sempre è così rosea. Esatto. Ecco. E, peraltro, tu hai una storia familiare meravigliosa. Ti ringrazio. Con mamme, zie, nonne, che ci racconterai subito dopo la pubblicità. Siamo qui in compagnia del sorriso di Arianna Bergamaschi, però vorrei vedere subito una clip che riguarda i suoi esordi, perché eri Pupa Pupa. Anni? Ah, non lo so che cosa hanno preso dall'archivio. Ma avevi promesso... Vabbè, volete farmi sentire vecchia? Questa è la realtà, perché parliamo veramente di anni e anni fa. Ti divertivi però? Allora, intanto nel primo qualcosa, video c'erano gli Happy Days. Mm. E anche nel secondo. E negli Happy Days c'era un artista che poi è diventato un grande protagonista di musical, Manuel Frattini, che purtroppo ci ha lasciato un anno e mezzo fa. E quindi per me rivedere queste immagini è rivedere amici che hanno studiato danza con me, perché in verità eravamo un gruppo di persone che volevano fare musical fin da bambini. Solo che quando in Italia dicevamo musical, pensavano al music hall, cioè la stanza dove si fanno le feste del ballate. E la gente in Italia ancora non sapeva cosa fosse un musical, quindi siamo cresciuti insieme e quindi vedere... Erano amici di infanzia per me, non erano solo i miei ragazzi, i miei ballerini con cui mi esibivo, erano tutti amici miei. Arianna, però raccontamela la storia della tua famiglia, perché è un vero, c'è una linea matriarcale potentissima. Sì. Beh, la bisnonna ha vinto la medaglia d'oro della cultura italiana perché all'inizio del Novecento sapeva 6 lingue. Ha preso una barca da sola, è andata in Argentina e ha fatto la Mary Poppins di famiglie benestanti italiane che si erano trasferite. La tata faceva? Era più una tutrice, cioè insegnante. Beh, un'insegnante, con 6 lingue, sì. Istitutrice. Istitutrice. Ok, perfetto. Istitutrice, scusa la parola, ho sbagliato. E quindi è rimasta lì per molto tempo, quando è tornata gli è andata questa medaglia. Era una donna molto rigorosa, ha parlato tutta la vita in francese a mia mamma. E mia mamma voleva fare la stessa cosa e ci ha provato. E io dicevo sempre, mamma, ma cosa mi servirà il francese? Mi sono sposata a un francese.
Adesso abbiamo capito cosa mi serviva imparare il francese. Secondo me era la tua bisnonna o nonna in La bisnonna parlava a mia madre in francese. La mia nonna era una pianista. No, concertista, dico, secondo me la bisnonna istitutrice che ci ha visto lungo. Quella ci vedeva lungo. E quindi lungo. Ha detto un giorno questa cosa servirà. Io non capivo, mi obbligava a passare il post pranzo estivo, al posto di andare al mare o di fare un riposino, a parlare con lei in francese. Io a 12 anni dicevo, cioè, avrei altre cose da fare, grazie. No, vedrai che un giorno capirai. E la nonna invece pianista? Beh, la nonna pianista è una donna molto forte perché si è ritrovata con 3 figli. Ahimè, abbandonata da mio nonno, che non se n'è curato, e quindi ha dovuto mantenerli facendo comunque il mestiere, la musica. Sappiamo tutti che, insomma, la musica è un mestiere che più di tanto non ti aiuta. Quindi mia madre ha iniziato a farla cantante da molto giovane, anche all'estero, per aiutare a crescere, insomma, i suoi fratelli. E che modello hai avuto di famiglia e anche di rapporto con gli uomini? Con queste donne così forti, io sono una e con donna... questi maschili meno interessanti, diciamo. Sono una donna sicuramente che ama la sua libertà. Per me la libertà arriva prima di qualunque cosa. Pur di essere libera, lascerei qualunque situazione, anche comoda, perché per me la libertà è veramente il valore più importante della vita. Peraltro il francese che hai sposato è un super mega manager. Sì. Olivier François, sì. Lo dice, come dire, successo. Giuro che è successo, non me la sono andata a cercare. Però è stato amore a prima vista, giuro su Dio, è stato un amore a prima vista di quelli che... Devi giustificare, noi siamo felici, ecco, perché questa è la tua foto del tuo matrimonio, però se sfogliate l'Instagram, lui è un super mega manager dell'automotive, per capirci, e peraltro ci sono le foto su Instagram con lui, con Bonovox... Lui è un grande marketer, pensa che ha vinto 3 volte il premio come miglior marketer del mondo, ma non solo dell'automotive, del mondo in generale. Cioè i suoi spot hanno... Traduci marketer, cioè uomo di comunicazione. Sì, uomo di comunicazione che gestisce tutto, adesso gestisce tutta Stellantis a livello di marketing. E lui ha vinto 3-4 Super Bowl come miglior spot del Super Bowl, e ribadisco, non della parte automotive, ma di tutto il Super Bowl. E sappiamo, in America il Super Bowl è molto più importante di qualunque evento ci sia in generale. E tu ti dividi fra l'Italia e l'America. E l'America. Per motivi all'inizio erano più personali, poi grazie a Dio anche lì ho iniziato una mia carriera internazionale che è iniziata nel 2013 con Pitbull. Ti vediamo con Pitbull, perché adesso, diciamo, dalla ragazzina Disney sei andata su cose molto più... Si cresce nella si vita. Si cresce, dai, grazie, vediamo. A Dio. Io che profumo di te, ballo, 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 ballo sopra un canapè. Perdiamo la gravità, 3 metri sopra la città. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, il mio posto dove trovo te. Fantastica, Shaggy e Pitbull, due grandissimi. Sì, sì. Del, un tempo si sarebbe detta la disco music, no? Sì, la, sì, dai, devo dire che poi Shaggy è diventato veramente il nostro migliore amico. Cioè, ci parliamo un giorno. Lui è una persona formidabile, non lo dico simpatica. Tanto per dire, lui, ti dico solo che lui ha questa fondazione e fa questo concerto a fine anno tutti gli anni per raccogliere fondi, perché ha creato il primo ospedale dei Caraibi inglesi, cioè la parte dove si parla inglese a Caraibi, perché non esisteva un ospedale, cioè un bambino che si faceva male in Giamaica e in altri paesi non riusciva ad arrivare in tempo all'ospedale anche se prendeva un elicottero, poi non c'erano i fondi neanche per portarlo con un elicottero al primo ospedale disponibile. Lui ha creato un ospedale per i bambini che adesso ha la rianimazione, ai tempi non aveva ancora... Quindi ogni anno ci sono nuovi macchinari, quindi è una persona veramente di cuore, ma lo dico con forza. Che bello poter partecipare a questi mondi che evolvono, altri mondi, Arianna. Bello che ci ha raccontato queste storie. Il nostro Massimo, a proposito di bambini, ci ricorda invece quali sono i fumetti italiani, giusto? È vero, sì, fumetti che poi sono diventati però dei cartoni.
perché naturalmente c'è una grande tradizione Disney, c'è anche una tradizione di serie di cartoni animati giapponesi, ma anche l'Italia vanta una grandissima tradizione di cartoni animati appunto nati in Italia, quindi made in Italy. Sarà un excursus molto rapido perché ce ne sono tanti e ne abbiamo scelto giusto qualcuno. Iniziamo dal signor Rossi. Arianna, lo ricordi? No, sei troppo giovane. Io avevo un libricino che mi aveva regalato, che come lo muovevi vedevi praticamente il signor Rossi che faceva varie cose, ballava, era molto divertente. E quindi ricordiamo anche Bruno Bozzetto che ha creato il signor Rossi, le animazioni del signor Rossi che ci ricordavano un po' l'italiano medio, quell'italiano medio che viveva il boom economico, viveva delle situazioni anche di vita quotidiana, ma è stato anche utilizzato il signor Rossi per uno dei primissimi programmi di tutela dei consumatori, di informazione per i consumatori contro le truffe. Lo presentava Luisa Rivelli, che salutiamo, e il signor Rossi proprio dava il titolo al programma, che si chiamava proprio I problemi del signor Rossi. Tra l'altro Bruno Bozzetto, per gli amanti della divulgazione di Piero Angela, ha anche realizzato delle animazioni proprio per Super Quark, quindi noi dobbiamo tantissimo a Bruno Bozzetto. Esatto, andiamo avanti, altri nomi, un altro nome grandissimo, Bonvi che ci ha regalato, e Nick Carter ci ha regalato Gulp e poi Super Gulp, che erano, eccolo qui, Nick Carter, che aveva questo berrettino un po' che ricorda Sherlock Holmes, aveva questo impermeabile, e c'è anche Ten, eccolo qui, Ten, il giapponese che di solito momento del cartone diceva sempre dice il saggio, e ci regalava una massima di saggezza. Bonvi, tra l'altro, ci ha anche regalato... Che stai generando? Impossibile! Ecco le voci. Per pazzi, ci deve essere un errore. Questo è veramente un generale. E lui risolveva sempre questi casi che alla fine poi di solito avevano quasi sempre lo stesso responsabile, che si travestiva, si trasformava. Andiamo ancora avanti con un altro protagonista di Gulp e Super Gulp, che erano questi programmi, era un programma fatto di fumetti in TV, quindi queste strisce che si succedevano e venivano poi doppiate. Lupo Alberto, eccolo qui, un lupo molto particolare, perché al contrario di tutti i lupi che vanno nel pollaio per mangiare le galline, lui sì all'inizio ci andava, poi però è andato nel pollaio e si è innamorato di una gallina, quindi è noto per il suo amore per la gallina Marta, ostacolato purtroppo da un cane, il cane Mosè, che è il guardiano del pollaio. Siamo tutti innamoratissimi di Lupo Alberto, anche perché Lupo Alberto non è soltanto per bambini, in realtà Lupo Alberto ha affrontato, affronta dei temi, delle tematiche anche sociali, politiche, diritti civili, quindi è molto 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 più sottotesto di quello che si possa immaginare. Un altro personaggio che io personalmente amo moltissimo, la Pimpa, parliamo della Pimpa di Altan, che salutiamo, anche la Pimpa è questa cagnetta bianca e rossa che però in realtà parla, ha tantissimi attributi più umani che canini, diciamo. È simpaticissima, adorabile, ha questo rapporto con suo padrone, che si chiama Armando, e Altan ancora oggi, tra l'altro, ci regala delle vignette di satira politica anche su dei settimanali, su dei quotidiani, quindi è un altro personaggio che ringraziamo, ecco. E poi chiudo invece con una recentissima produzione anche della Rai, un grande orgoglio italiano, parliamo delle Winx. Jessica, tu le Winx le ricordi sicuramente? No, mia madre quando esce con le amiche io le dico sempre stasera esci con le Winx perché... Perché si vestono uguali. Sì, sono, sì. Ecco, le Winx sono una creazione di Iginio Straffi, che ha portato con tanto orgoglio il nome dell'Italia, del Made in Italy nel mondo, addirittura all'Expo di Shanghai nel 2010, rappresentavano la regione Marche, ma in maniera più vasta anche proprio l'Italia. In un grande, grande orgoglio, le Winx, che si chiamano Winx, per quale motivo? C'è un gioco di parole con la parola Winx inglese, che significa ali. Serena. Bene. Arianna, peraltro a proposito di contesti internazionali, tu hai cantato davanti a Hillary Clinton. Sì. Una cosa così, capito? Ho cantato per le sue presidenziali. Sì. Perché io avevo già cantato con Michael Bolton, che è un altro amico, una persona meravigliosa, e ero incinta e mi trovavo a Detroit, e a un certo punto squilla il telefono, mi dice ciao Arianna, sto venendo a Detroit. Ah, che bello, vediamoci. Cioè sì, però... Volevo dirti questo, siccome la canzone preferita di Hillary è The Prayer e noi l'abbiamo cantata sempre insieme, e siccome vengo a Detroit pensavo, ma ti va domani di fare un duetto per Hillary?
E io dico, guarda, c'è solo un piccolo problema. Sono incinta di 9 mesi e la due date, cioè il giorno in cui dovrei partorire, è domani o dopo. Io vengo volentierissimo perché un'occasione così non è che ti capiti tutti i giorni. Però ho detto, io non so veramente cantare The Prayer, che ha delle note finali altissime, con una pancia così. Cioè ho detto, io spingo e nasce il bambino sul palco. Dice, usa il diaframma. Sì, usa il diaframma, attenzione, perché anche poi a meno. Anche meno. E poi l'ho fatta questa follia totale ed è andata bene, e devo dire che poi Ilari è una persona, come tutte le persone a grandissimo livello, ho notato che più sono in alto, più sono semplici. Vero. Più grande, sono in alto e più grande sono veramente... Ma cosa ti ha detto Ilari, tu col pancione? Che bello, subito, peraltro. Ma tu sei veramente incinta. Faccio, sì, sono veramente incinta. You're really pregnant. Yes. Really allora pregnant. Toccava la pancia e faceva, ma quindi, ma quando dovrebbe nascere? Dico, ma guarda, mi hanno detto il 28, però non è detto magari prima, oppure magari... Dice, se nasce il 3... come mia figlia e dei pesci, ha iniziato a farmi il quadro astrale di mio figlio. Hillary Clinton. Sì, se ne intende tantissimo. Hillary Clinton, Hillary esperta Clinton di astrologia. Si è messa dietro le quinte a parlarmi del segno dei pesci, perché sua figlia è dei pesci. E io ero lì che la guardo e dicevo, non è possibile. Scusami Arianna, cioè, ci hai sdoganato uno degli ultimi tabù, perché uno quando parla dei segni zodiacali pensa sempre di essere, diciamo, un po' frivolo. No, e invece d'ora in poi non ce ne sarà più per nessuno. Se lo fa la Clinton, esatto, con me che non mi conosceva Clinton neanche. Cioè, al primo incontro ritorna il domandone, ragazzi. La terza domanda sarà, di che segno sei? Si può fare anche libere. Da oggi ritorniamo a farlo. Esatto, dai. Oggi lo possiamo fare, diciamo così, assolte. Io poi chiedo virgolette da Hillary Clinton. Cioè, tu che segno sei? Scorpione ascendente bilancia. Grande. Io sono Vergine ascendente scorpione, quindi hai la parte creativa un po' matta, però la bilancia ti dà armonia. Ma giusto? Infatti poi a una certa età si diventa più ascendenti che segni. Sì, quindi mio io sono marito, più scorpione. Sì. Mamma mia. E anch'io allora. E mio marito, indovina l'incastro, è bilancia ascendente scorpione. Ci siamo proprio ovunque. Ma che meraviglia. Senti, tuo figlio quando è nato poi dopo? Il 3-3, giuro su Dio. Cioè, quindi Ilari, diciamo, Ilari ti ha dato... mi ha detto, se nascerà il 3... io ho una figlia del 3 e ti racconto un po' come sono. Ho detto, va bene. Quanti anni ha adesso? 5 anni. Non si chiama Ilario? No. No, si chiama Alexandre, in memoria di mio padre che si chiamava Alessandro, e si chiama Elio, perché la persona che mi ha fatto conoscere mio marito è il grandissimo stilista Elio Ferrucci. Grandissimo Elio Ferrucci, che, grande creatività italiana. Che, guarda, cioè un amore, proprio un amore pazzesco per quell'uomo, perché è una persona... Ecco, poche persone ho conosciuto così. Adesso poi uscirà il tuo singolo Beautiful Angel il 18 di giugno. Questa è la copertina. Vi invito quindi ad ascoltarlo, a scaricarlo. Tutte le piattaforme digitali. Tutte le piattaforme. Si possono anche comprare ancora adesso. Eh beh, certo, cioè, no, sì. È una cosa antica che facevamo noi da ragazzini un po' più piccola di me. No, non fisicamente, ma puoi andare su, ma non dico i nomi degli store, ma sugli store digitali, e puoi anche acquistarlo, non solo downloadarlo. Quando torni in America o rimani un po' qui da noi? Allora, rimango un po' qui da voi, nel senso da me, perché io sono italiana e sono molto molto orgogliosa di esserlo, perché mi faccio un'estate italiana, quindi poi partirò forse a settembre. Bravissima, grande. Grazie davvero ad Arianna Bergamaschi per averci portato questa ventata di internazionalità. Insomma, salutaci Bono Vox, Bruce Willis, quando li vedi. Sì, digli che c'è Jessica qua, che ti saluta Jessica. Dici, guarda, saluto. Ho un aneddoto con Bono Vox, se lo vuoi. Certo, allora, conosco Bono e va bene così, molto formalmente, e scopre che anche io canto. E a un certo punto gli mando un brano che io avevo cantato in napoletano antico per un musical che ho adorato fare, che era Masaniello il musical. Mi è arrivata una mail da Bono dove dice una cosa che ho dovuto inquadrarla, perché dice, sapevamo che canti, ma questo non è cantare. È in inglese, in italiano è difficile tradurlo, è farsi cantare dalla canzone. Cioè sei così tanto dentro al ruolo che è come se la canzone cantasse te. E te l'ha detto Bono Vox? Me l'ha scritto via te mail. Te l'ha scritto, quindi ce l'hai, non te lo sei giuro, inventato, non te lo sei sognato. E mio marito mi ha fatto come regalo di compleanno, mi ha fatto il quadretto. Lo screenshot. Esatto. No, il quadretto proprio, perché... sono quelle cose... Ma noi siamo fieri di te che una ragazza italiana abbia così questo successo e sia apprezzata anche dai grandi della musica, quindi sì. Salutaci Bono, mi raccomando, se vuole anche tu la prossima volta vuoi tornare con lui, noi qua stiamo. Allora, grazie Arianna, e grazie adesso ci colleghiamo con...